Ragazzi, ragazzi, il Prime Day è iniziato. Oggi e domani ci saranno migliaia, centinaia di migliaia di offerte in esclusiva per i clienti Prime sul sito appunto di Amazon. Offerte alcune molto allettanti e adesso vi illustrerò le migliori. Ma prima di iniziare, come seguire il Prime Day al meglio? Beh, innanzitutto iscrivendovi al nostro canale Telegram prezzi.tech, link in descrizione, dove segnaliamo durante la giornata solo ed esclusivamente le migliori offerte. Il secondo modo per non perdersi le offerte più interessanti è seguire le nostre pagine dedicate. Ne abbiamo realizzate alcune specifiche per gli smartphone, per i notebook, per i monitor, insomma per tutte le categorie merceologiche, e lì dentro abbiamo inserito solo le migliori offerte che abbiamo trovato durante questo Prime Day, anche facendo attenzione ai falsi sconti. E in definitiva continuate a seguirci sia su tuttoandroid.net che su tuttotech.net, perché durante questi due giorni pubblicheremo degli articoli più specifici per quelle offerte lampo, quelle che nessuno conosceva e che nascono un po' dal nulla e a sorpresa soprattutto. Ma iniziamo a vedere le migliori offerte di questo Prime Day 2021. Iniziamo con gli smartphone, per la precisione con Poco M3, disponibile sia in 4 64 GB e 6 128 GB. I prezzi sono scesi di 20 euro rispetto all'offerta attuale, quindi 150 euro per il taglio più piccolo, 171 euro per il taglio più grande. Non male come prezzi. E proprio riguardo Poco c'è anche X3 Pro in offerta, ma nella versione maggiorata 8 256 GB a 199 euro invece di 299 euro. Assolutamente un ottimo prezzo, così come quello di Poco F3, anche lui in versione maggiorata 8 256 GB a 329 euro invece di 399 euro. Cambiamo brand e passiamo a Realme, con Realme 8 664 a 139 invece di 199 euro, assolutamente anche questo un ottimo prezzo. Oppure Realme 8 Pro nella versione 6 128, venduto a 219 euro invece di 279. In casa Samsung c'è invece Galaxy M12 nella versione 6128, trovate la recensione sul canale, a 159 euro invece di 199, assolutamente un prezzo più adeguato. Oppure Galaxy A32 nella versione 4128 a 199 euro invece di 246, che è l'offerta pre Prime Day. Sulla fascia top invece troviamo Galaxy S21 Plus 8128 a 789 euro invece di 948, questa è assolutamente un'ottima offerta. O in alternativa il recentissimo Galaxy S20 Fan Edition 4G, ma nella versione con processore Qualcomm Snapdragon 865, venduta a 459 invece di 499 euro, quindi uno sconto di circa 50 euro rispetto al prezzo pre-Prime Day. In casa OnePlus, offertone per OnePlus Nord che secondo me è imperdibile, nella versione 8128 a 294 euro invece di 346, vi ricordo che il listino è 399 euro. Oppure OnePlus N100, che non ho mai consigliato, ma a 99 euro può essere effettivamente un bel muletto. Sulla fascia alta ci sono tutti i OnePlus 8, quindi OnePlus 8 a 399 euro, sicuramente questo forse è da preferire, oppure OnePlus 8 Pro a 599 euro. In tutti i 5 casi ottimi prezzi, brava OnePlus. Passiamo all'ambito wearable, dove c'è Samsung che propone il Galaxy Watch Active 2 sia nel modello 40 mm che 44 a 159 e 169 euro invece di 299 o 319. Oppure, assolutamente ve lo straconsiglio, Oppo Watch da 46 mm a 239 euro. Se volete uno smartwatch con Wear OS, assolutamente lui è quello da acquistare. Ma se volete risparmiare sempre con Wear OS, c'è TicWatch Pro 3 GPS a 198 euro invece di 299 euro. Oppure se volete risparmiare ancora, c'è Huawei Watch Fit a 64 euro. Oppure Band 6 a 39,90 euro. Ma attenzione, perché se siete amanti del mondo Apple, c'è Apple Watch 3 e Apple Watch 6 che sono entrambi in offerta, ma anche alcuni iPhone con diverse decine di euro di sconto, quindi potrebbe essere il momento giusto di acquistare un nuovo iPhone. In ambito notebook tantissime offerte, ve ne segnalo giusto 4: Huawei MateBook D15 con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna con SSD a 499 euro invece di 649. Oppure lo preferisco MateBook 14 con display 2K, anch'esso con 8 GB di RAM ma
512 GB di memoria interna a 649 euro invece di 949. In casa HP vi segnalo l'Envy X360 a 749 euro invece di 899, con Ryzen 5 8 GB di RAM e 512 GB di memoria interna, oppure l'MSI Creator 15M con display a 144 Hz, Intel Core i7 con 16 GB di memoria RAM a 1349 euro invece di 1899. E ancora Asus ZenBook 13 con display OLED e Ryzen 5 5500U, assolutamente un affare, a 799 invece di 899 euro, altrimenti Lenovo Legion 5, anche lui con Ryzen ma 7 4800U e RTX 2060 a 899 invece di 1399 euro. Per chi invece punta al gaming, Acer Predator Helios 300 con RTX 3070, assolutamente ottimo acquisto, a 1799 invece di 1999 euro. Oppure infine, per chi non ha limiti di budget, MSI Leopard con RTX 3080 a 2299 euro invece di 2799. Ambito TV vi segnalo il Sony con Android TV 65 pollici a 779 euro invece di 949 euro, oppure il Samsung The Frame 4K con schermo da 50 pollici a 699 euro invece di 899, o ancora un altro Sony anch'esso con Android TV 43 pollici questa volta, quindi più piccolo e più economico, 489 euro invece di 799. Ma poi ci sono anche altre TV, come ad esempio quelle di Xiaomi, che sono in sconto di circa 50-100 euro. Bene, queste erano le principali offerte di cui volevo parlarvi, ma ce ne sono davvero tante, tante altre. Trovate tutti i link in descrizione al canale Telegram e alle nostre pagine dedicate che suddividono le offerte per tipologia di prodotto. Quindi buoni acquisti!